Santa! Che fanno di quel Gesù? La mia mamma mi ha parlato molto di lui. Egli è un uomo giusto. Siete venuti armati come per arrestare un malfattore. Eppure ero sempre disarmato in mezzo a voi. Prendete quel ragazzino, perché forse è una spia che va ad avvertire gli amici di questo Gesù. Tutti coloro che soffrono, Pietro, sono i prediletti da Gesù. Tu, Marco, Gesù l'hai appena visto, ma ti assicuro che il suo insegnamento è fonte di vita. Tu sei poco più di un ragazzo. Perché segui sempre Pietro? Sei un suo discepolo. Io sono discepolo di Gesù e seguo Pietro perché è quello che gli è vissuto più vicino. E non si stanca mai di raccontarmi gli episodi, i discorsi, i miracoli. Credo di conoscere tutto ormai del Maestro, perché Pietro non mi ha mai nascosto nulla. Scriverai di Gesù, visto che sei istruito e che sai leggere e scrivere? Sto scrivendo, e quello che scrivo lo leggo a Pietro. Io non devo inventare nulla. Io devo essere preciso. Devo raccontare solo il vero. A Roma, prima di morire, Pietro disse a Marco di partire per andare presso le diverse comunità cristiane che erano sorte. Arrivò in ultimo ad Alessandria d'Egitto e fu accolto da alcuni cristiani di là. Qui ad Alessandria la comunità sembra numerosa e da quel che mi dite, l'insegnamento di Gesù è qui vissuto con grande intensità. Siamo una bella comunità. Le nostre opere si sono sviluppate, soprattutto la gente povera è tutta con noi. Stasera saranno in tanti a sentirti, ma ci vuole attenzione, perché le guardie e le spie sono dappertutto. Io voglio parlare poco. Voglio unirmi a voi nel fare opere di carità. Quello che volete sapere è qui scritto. Se poi c'è da morire per Gesù, io sono pronto. Voi seguirete ciò che qui è scritto. Marco subì il martirio ad Alessandria d'Egitto, ma la sua fama fu grande, tanto che circa 800 anni dopo la sua morte, due mercanti veneziani, avendo paura che la tomba dell'Evangelista fosse profanata dai musulmani, trafugarono il corpo e lo portarono a Venezia. Marco e il suo Evangelo proteggano la Repubblica Veneziana. Si è elevato un alto tempio, su tutte le nostre bandiere ci sia il tuo stemma, o Marco. Il vessillo di Marco è un leone o un leone grifo. Sotto una sua zampa un libro aperto, come una benedizione di Gesù, scritta in latino. Pace a te, o Marco, mio evangelista.